Il 70° anniversario dello sbarco in Normandia è stato forse l'ultima grande celebrazione del giorno più lungo a cui hanno potuto partecipare tanti veterani. È a loro che la Francia ha voluto dedicare in primo luogo l'evento che ha riunito decine di migliaia di persone a Ouistreham e su altre spiagge di Normandia, e Hollande non ha dimenticato nessuno. Tengo a sottolineare il contributo decisivo dei popoli di quella che veniva chiamata l'Unione Sovietica. Abbiamo il dovere di riconoscere ciò che anche quei popoli hanno fatto per la nostra libertà e per la vittoria sul nazismo. Dei 150.000 soldati britannici, canadesi, statunitensi e francesi che parteciparono al D-Day, 2.500 furono uccisi. I sopravvissuti si sono goduti questo 6 giugno. Con tutte queste persone che mi festeggiano, che mi stringono la mano, mi sento quasi come una stella del cinema. Hollande ha chiesto che le spiagge teatro dello sbarco alleato il 6 giugno del 1944 vengano iscritte nel registro del patrimonio mondiale dell'UNESCO.